sono chi ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tutti corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Noi vogliamo carpire quello che si cela dietro i nostri campioni del mondo, i nostri campioni della vita, i nostri campioni dello sport. Chi sarà il protagonista con noi questa sera? Scopriamolo insieme dalla clip selfie, perché vi parlo di un'altra leggenda che vi piacerà tanto tanto. Ciao Federica, sono Massimo Paganin, sarò tuo ospite alla prossima puntata di Solo chi c'ha fede. Sono in macchina e sto arrivando, abbi fede, ciao. Un signore determinato, coraggioso e sognatore è con noi, Massimo Paganin. Ciao Massimo. Massimo Paganin, sono contenti tutti i nerazzurri questa sera, ti vediamo spesso opinionista in tantissime trasmissioni e siamo molto contenti di averti qui con noi perché vogliamo capire la tua parte umana. Se tu dovessi descriverti in due aggettivi, quali sarebbero? Sono difficile potersi descrivere con degli aggettivi, preferisco sempre che lo facciano gli altri. Faccio fatica a farlo da solo, comunque ti ringrazio perché credo sia un privilegio per me poter essere qui. Per i trascorsi senz'altro, ma per l'opportunità che mi date ovviamente, perché è una cosa bella, piacevole, e il poter essere ricordato anche nel dopo carriera è una cosa che fa estremamente piacere. Grazie a te per questo, grazie. Vicentino, sei passato dal Vicenza, poi hai continuato con l'Inter, abbiamo tante cose da raccontare, tanti belli aneddoti insomma da rispolverare insieme, non soltanto perché abbiamo tante cose attuali che ti riguardano e di cui parleremo. Iniziamo quindi subito con C'è fede e fede. Fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede. Iniziamo subito con quella che è la fede nella famiglia. Beh, ce n'è tanta, nonostante tutto. Mi sono separato 2 anni fa da mia moglie, comunque, quindi qui c'è la foto. Però questa è una foto recentissima, quindi ci ritroviamo. Ci tengo che lo raccontiamo, infatti, questo. Sì, stiamo comunque bene assieme, abbiamo trovato il nostro equilibrio, al di là di tutto, e credo che il punto di unione sia comunque Riccardo, no? Che è nostro figlio, e comunque la tradizione è grande, perché anche nella mia famiglia mi ricordo dei giorni di Santo Stefano nei quali ci ritrovavamo, c'era mia nonna che era ancora in vita, quindi con 40 persone, compresi gli zii, i cugini, tutti assieme, e questo lo porto dentro, nel senso che a mio modo di vedere la famiglia rimane per sempre, c'è e rimane per sempre, sono quelle persone che non si allontanano mai, che ti danno un amore incondizionato che ovviamente non è comprabile, no? È una cosa che ti viene data e viene fatto spontaneamente. Questo credo che al di là di tutto sia la cosa più bella, e nei momenti di difficoltà vai e ritorni a casa a prendere quelle energie che ti servono poi per affrontare la vita. Si sente proprio il cuore, mi piace. Fede nel gruppo, e qui tocchiamo un po' l'appartenenza alle tue squadre, insomma. Beh, direi di sì. Questa... Beh, l'Inter in primis. Beh, l'Inter, sì, ma sicuramente l'Inter, perché faccio parte anche di Inter, cioè ho giocato con Inter Forever, quindi la possibilità nel post carriera di ritrovarsi con compagni, con anche avversari con i quali poi si diventa amici. Sono capo delegazione dell'Under 20 quest'anno. Ma esatto, sono questo stato... è molto importante, esatto. Perché tra l'altro il 2020 ti vedrà protagonista con l'Under 20. Esatto, l'Under 20, tra l'altro è importante perché ho fatto un passaggio, Under 18 prima, 2 anni in Under 19, e lo scorso anno siamo arrivati in finale all'Europeo in Finlandia, e quest'anno con l'Under 20 abbiamo conquistato la possibilità di disputare i mondiali. Quindi al di là di tutto la forza del gruppo è data dall'insieme delle persone che sono all'interno, e soprattutto dalla capacità di avere relazioni che siano relazioni profonde e attraverso le quali poter crescere.
e quindi credo che sia fondamentale che ci siano, e lo dico sempre perché come capo delegazione ho questa responsabilità, dei non detti. Non ci devono essere dei non detti all'interno del gruppo. Tutto quello che ti devi dire te lo devi dire in faccia e devi avere la capacità di sopportare quello che ti viene detto. La chiarezza prima di tutto. Devi pensare sempre che quello che ti dicono deve essere motivo per poter migliorare. Massimo, un momento della tua vita, una tua vittoria, un tuo momento personale, qualsiasi cosa che ti ha lasciato davvero senza respiro? Beh, direi che in primis è la nascita di mio figlio, no? Quando è nato mi ricordo per filo e per segno ciò che è accaduto all'interno della sala parto, perché ero presente, di conseguenza quella è stata forse l'emozione più grande che io possa ricordare in vita mia in assoluto. Poi ci sono state tante altre che mi hanno lasciato dei ricordi, però questa è stata veramente molto importante. E a proposito di senza parole, noi invece adesso ci impegneremo a lasciarti senza fiato con il nostro dottore del respiro, il nostro scienziato, campione del mondo di apnea, medico e non soltanto, Mike Maric, senza respiro! Respiro ancora, sai, aria. Eccoci qua. Mike, cosa hai pensato per il nostro Massimo Paganin? Allora, Fede, devo essere onesto, ho indagato un pochettino su Massimo e ho scoperto che abbiamo un punto in comune, cioè anche lui è un amante dell'apnea. Quindi ho predisposto per, diciamo, la prova, quella più, ovviamente quella più difficile. Cioè questo spirometro inverso, noi lo chiamiamo il gioco delle tre palle in maniera simpatica. In realtà è uno strumento medico, è un incentivatore diaframmatico. Il diaframma è il muscolo più importante della respirazione, che per noi apneisti è basilare, ma in tutti gli sport. E come funziona? L'obiettivo è riuscire a svuotarsi completamente di aria per poi, attraverso una inspirazione profonda, importante, riuscire a sollevare tutte e tre le palline, soprattutto l'ultima, la verde, e tenerla lì più tempo possibile. Per rendere tutto più complicato io ti prenderò il tempo. Ah, ok. E adesso giochiamo col gioco delle tre palle. Adesso ti vogliamo subito vedere. C'è un... No, se quando sei pronto andiamo di espirazione, prima butta fuori tutta l'aria. Vai, 3, 2, 1, op, via. Tifo. Wow! Ragazzi, no, 4 secondi e 4 e 6, per 0, questo 6. È tanto. Io ti dico che ho visto quasi sempre 2, giusto? Sì, esattamente. 4 secondi, si vede che sei un bravo apnista. No, perché questo è complicatissimo, io non lo potrei mai fare. Forse alla fine, questo è decisamente il più complicato. Sono altresì convinto che mi permetto di regalarti il mio libro, La scienza del respiro, che ha preso ultimamente il premio CONI come miglior libro dello sport, e sicuramente servirà a te, ma anche ai tuoi atleti, per migliorare la performance attraverso il respiro. Grazie mille. Grazie a te e grazie a Fede, Mike, come sempre. Grande. Senza respiro la prossima settimana. Ci accomodiamo, Massimo, prego. Appoggio quinta. Sì, ti ringrazio. E proseguiamo. Proseguiamo con quelle che sono le immagini più rappresentative e che raccontano anche un po' le tue emozioni. Quindi scaviamo all'interno di Massimo Paganin con Foto Ricordo. Prima foto, Massimo. Ecco qua. Che anno era? Questo 1994. Raccontiamo con chi eri? Questo ero con mio fratello. Con tuo fratello. È un grande record, tra l'altro, rimasto ancora... Imbattuto. Lo raccontiamo? Beh, siamo stati i primi, tra l'altro siamo stati i primi in Europa a vincere la Coppa UEFA come fratelli. Non te ne rendi conto mentre lo fai, perché logicamente giochi e basta, pensi di giocare, l'ho detto tante volte, quando me lo chiedono spesso e volentieri, per fare l'atleta di altissimo livello devi cercare di isolarti da quelle che sono le emozioni, per evitare che possano contaminare o comunque impedire a te stesso di avere una prestazione eccezionale. Sei dentro lo stadio, mi ricordo che in quella finale c'erano 92.000 persone a San Siro, quindi al di là di tutto devi isolarti. Non devi acusticamente sentire nessuno, devi concentrarti solo ed esclusivamente sulla gara. Perciò al di là di tutto tendi ad isolarti, a toglierti tutto quello che può essere un'emozione che ti porta ovviamente a non esprimerti al meglio, perché devi concentrarti solo ed esclusivamente su quello che fai. Poi è chiaro, rivedendo la distanza di tempo, suscita dei ricordi e delle emozioni grandissime. Però tuo fratello, quando la rivede, cosa dice? No, anche per lui è la stessa cosa, e logicamente è un qualche cosa che ti riporta indietro nel tempo, sembra un'altra vita, a dire la verità. Dico la verità, sembra un'altra cosa, sembra un altro Massimo, nel senso che mi riguarda adesso, ma logicamente il percorso è stato lungo, è lunghissimo.
e soprattutto nel post carriera cominci qualcosa di diverso, devi reinventarti, devi azzerarti, devi fare delle cose nuove, per cui al di là di tutto mi sembra un momento molto lontano. Se, cioè, devo dirti la verità, non sembro neanche io, delle volte mi chiedo se l'ho fatto, sì, veramente. Come se vedessi la foto di qualcun altro. Esatto. Prossima immagine. Beh, questo è ovviamente... E questo, derby, gol. Questo... La nostra regia, sì, so che sta esultando. Derby, gol. Sì, erano altri tempi, devo dirti la verità. Questo è il 95, ottobre 95, se non sbaglio. Com'era il derby quella volta? Beh, basta guardare i giocatori che c'erano in campo. C'è Savicevic, c'è Baresi, c'è Desailly qua, Maldini, Costa Curta. Direi che c'è Panucci forse che si intravede dietro a Ganz. Era un Milan stellare in quel periodo e noi stavamo cominciando a costruirci come squadra, c'era Oxon in panchina e quindi al di là di tutto direi che stavamo iniziando a costruirci. Qui c'è Ince con il quale condividevo quello è Wea, scusami se non sbaglio, e c'è Desailly in terra, adesso non vorrei sbagliarmi, però direi che la squadra era veramente una squadra importante per loro e noi stavamo, ripeto, costruendo quella mentalità che poi è servita, perché quando è arrivato Moratti è servita poi per far costruire una grande squadra che poi ha ottenuto dei risultati veramente importanti. Questa è un'emozione unica, perché segnare un gol sotto la curva dell'Inter, cioè sento ancora il boato del tifo nel momento in cui quello ho segnato. Quello invece te lo ricordi come se fosse ieri, quello vero? Sì, quello mi fa venire la pelle d'oca, devo dirti la verità, e ti ripeto, quell'urlo che esce è una cosa che emoziona. Bellissima. Senti, però, a proposito di questa foto, c'è un aneddoto riferito a un incidente d'auto. No, non era un incidente d'auto. Uscendo dalla Pinetina, allora, l'avevo raccontato ad Ivan, perché quando me l'ha chiesto... Ivan, che è uno dei nostri autori. Il redattore, esatto, i vostri autori. Mi aveva chiesto se c'era una cosa particolare, ed è stata particolare, perché con Paul Ince era venuto a trovarlo Ian Wright, che è un ex giocatore dell'Arsenal. Eravamo fuori e dovevo fare manovra. Facendo manovra, fuori dalla Pinetina c'erano dei campi che dovevano essere concimati, diciamo così. Quindi facendo manovra sono andato dentro a uno di quei, diciamo così, covoni che serviva a concimare i campi con la parte posteriore della macchina. Quando si suol dire in italiano, sai che basta calpestarla, sì, esatto, che porta fortuna, porta bene, io ci sono andato proprio bene, dentro, sì, e il giorno, sì, dopo ho fatto gol al derby. Quindi è stata una cosa veramente inusuale, stranissima, che però poi devo dire effettivamente porta fortuna. Ecco, quindi, cioè non vuole essere un consiglio, no, ma dovesse capitare... Pazienza, insomma, è stata prendetela una cosa veramente assolutamente particolare, con te, assolutamente. Con felicità e sorriso, viva! Tanto che comunque tu lo sai, da uomo di televisione, lo diciamo spesso anche prima di entrare, insomma. Esatto. Quindi qualcosa che ci sta alla grande. Prossima immagine. E qui guarda, sembra più giovane mio fratello rispetto alla foto di prima quando eravamo vicino alla Coppa UEFA. Qui ero al Vicenza, quindi qua eri al Vicenza, gli ultimi anni. Sei a casa fondamentalmente. Sì, sono a casa. Quindi hai finito la tua carriera ritornando a casa? Sì, ho finito la carriera tornando a casa. Purtroppo un infortunio al ginocchio avvenuto nel 2002, quindi quando giocavo con la Samp ha creato una serie di problemi, per cui diventava più difficile andare al campo il secondo anno soprattutto, quindi ogni 3 settimane dovevo farmi un'infiltrazione, era abbastanza pesante. Ho provato ad andare avanti, ma è chiaro che poi devi fare i conti con quello che è il tempo che avanza e soprattutto con la possibilità di andare più avanti possibile cercando di star bene fisicamente, perciò poi dopo quell'anno lì ho fatto ancora 6 mesi in Grecia, poi ho smesso di giocare. Di prendere con filosofia anche le cose difficili, i dolori, le sofferenze, come dicevo prima, e quelle parti difficili della vita che devono essere superate. Non ce ne sono che si possono superare attraverso le scorciatoie, ci devi passare attraverso, è inutile. E quando passi attraverso, logicamente, è difficile riuscire anche a superare i momenti più complicati. Sto già pensando a un progetto, un libro, Massimo Paganin con Mike Mari, ce le sto vedendo tutte mentre parli. Capiamo come gestisci le tue energie tramite Energia Vitale. E geri energia dà vita all'energia del business e noi vogliamo capire come ponderi invece le tue energie. Ovvero, io ti do una torta che deve comporre un 100% e tu la dovrai suddividere tra famiglia, lavoro, sport e svago, raccontandoci come ti svaghi, tra l'altro, quindi sì, poi andremo nello specifico. Famiglia. Ma la famiglia direi che a questo punto della mia vita, ho quasi 50 anni, quindi prende il 40% della... perché Riccardo è grande, quindi ha 21 anni e mia moglie, come ho detto, ha la sua vita al di là di tutto, però prende un 40%, quindi prende una buona fetta, perché come ho detto, essere presente significa esserci,
essere accanto è un posto per pochi, come si suol dire, quindi poterci essere e, ripeto, e avere una famiglia è una cosa già importante, per cui per il 40% ci sono, e quando ho la possibilità tutto quello che posso dare lo do. Lavoro? Ma il lavoro credo prenda l'altro 40% poi della mia vita, un 35 forse, dai, forse un 35, sono un 75%, quindi sport e svago. Sport mi piace, in questo momento sono proprio appassionato di tennis e padel, sto cercando di giocarli, evito di giocare a calcio perché mi dà dei problemi proprio dal punto di vista fisico, mentre con il padel e il tennis mi diverto molto. Avrei idea anche di fare del triathlon, però è un po' più complicato perché correre molto mi dà fastidio al ginocchio. Sì, quindi c'ho questo problema al ginocchio. Però mi piace fare sport da sempre, sono sempre stato un atleta da quando sono nato praticamente, se vogliamo, perché secondo me atleti si nasce e poi ci si specializza in qualche cosa. Io sono portato per fare sport, prima con... sai, l'abbiamo anche, visto la anche parte, con Mike Maris, una bella preparazione. Mi piace tanto e ogni qualvolta posso mi dedico allo sport, quindi direi che prende... siamo a un 20% di sport, che poi anche lo svago se vogliamo. Diventa un 95%, esatto, ti rimane un 5% che è lo svago. Mi piace ogni tanto cucinare, devo dirti la verità, per cui il risotto, sì. Mi piace cucinare il risotto, faccio un buon tiramisù, quindi ogni tanto mi diletto a fare il tiramisù, quindi quello può essere considerato uno svago per ciò che mi riguarda. Molto rilassante, sì. Accompagnato un buon bicchiere di vino, sai, dopo ho detto... Condividiamo tutti ampiamente questo tuo pensiero, ma ritornando hai nominato tuo figlio. Sì. E hai ricordato che ha 21 anni. Sì. Una cosa che mi è piaciuta molto di te è che tuo figlio gioca in una squadra dilettantistica. Sì. E tu appoggi e approvi, e a differenza di tanti altri genitori che sono stati dei campioni come te, hai detto: uno ha il diritto di sognare finché vuole sognare. È fondamentale. Io sono un sognatore, devo dirti la verità. L'abbiamo detto quando sei entrato. Mi piace. Credo sia tutto quello che puoi sognare lo puoi anche realizzare. E quindi cosa dice a tuo figlio, quindi? Ma deve andare avanti, fin tanto c'è amore e passione per quello che fa, nulla è precluso. E perché tante tutto... famiglie ci guardano, quindi per questo queste dinamiche sono molto importanti da conoscere per noi. Ma è chiaro che lui dovrà fare il suo percorso di crescita, non potrà essere come il mio, non potrà cercare di emularmi, perché è la cosa più sbagliata che lui possa fare. Però sono riuscito a trasmettergli la passione e l'amore per il calcio, cosa che lui sta continuando a fare al di là di tutto. Non si sa mai, sai, perché deve metterci tutto se stesso per ottenere un risultato importante, e soprattutto deve essere lui contento per quello che sta facendo. Non deve pensare di far contento qualcun altro, me in questo caso. Bravo. Gliel'ho detto tante volte, continuerò a ripeterglielo. Vado a vedere tutte le partite quando posso, quindi gli ho detto: indipendentemente dal fatto che tu giochi in terza categoria o Real Madrid, a me non cambia nulla, vengo a vedere te, quindi... Per me non cambia niente, però ripeto, il suo percorso è un percorso di crescita, si iscrive all'università quest'anno, quindi andrà avanti a fare l'università con indirizzo probabilmente in scienze motorie, che poi potrebbero diventare in qualche cosa di diverso, visto che io sono anche responsabile al dipartimento senior in AIC, quindi l'AIC è l'Associazione Italiana Calciatori, e nel post carriera purtroppo ci sono tantissimi giocatori che smettono di giocare e non sanno cosa fare nel post. Ci sono molti giocatori che smettono e non possono essere dei professionisti a 18-20 anni, e quindi devono, nonostante la passione, reinventarsi e fare qualche cosa di diverso. È importante che quella passione venga dato un seguito, e quindi rimanere nell'ambito. Io ho avuto la fortuna di incontrare una persona che ha detto che il sogno è importante, ma i contorni del sogno delle volte sono più importanti, perché se non riesci a realizzare il sogno, deve esserci qualche cosa che sta nel contorno, che sta vicino al sogno, che tu possa realizzare. Quindi deve rimanere nell'ambito calcistico. Non è detto che sia il calciatore professionista, ma potrebbe essere qualche cos'altro. È chiaro che quella passione è fondamentale che sia seguita, che segua dei principi etici, morali, forti, importanti. E allora riguarda sia quelli che insegnano a giocare a calcio, che quindi hanno la possibilità di far crescere dei ragazzi che andranno allo stadio e saranno dei tifosi più preparati, più pronti, meno razzisti, magari, se vogliamo toccare un termine più attuale, che però crescano con dei valori e dei principi. Questo riguarda tutta la società, logicamente, però io lo posso fare con mio figlio perché è la persona che è più vicina, però cerco di farlo con tutte le persone con le quali entro in contatto, perché logicamente, a mio modo di vedere, se si vuole diffondere un pensiero bisogna cominciare dalle persone che ti stanno vicino. Assolutamente. Allora Massimo, qua farei 10 puntate con Massimo Paganin, perché davvero queste filosofie sono coerenti e rotonde, ci piacciono. Adesso vediamo che cosa succede in My Music.
Massimo, la nostra Mimì Sarà Band è pronta e partiamo con la prima canzone. And this going Dixie, tell the folks to feel right when you hear the music ring. With the sun down, with the sun down, knows where. With the sun down, knows where. Soltanto Swing del 78, album Dire Straits, meravigliosa, e me la ricordo da tutta una vita, nel senso che nel 78, diciamo così, iniziava, se vogliamo, il percorso calcistico. Giocavo nel GS Laghetto, andavo in piscina con GS mio fratello. Laghetto, bello. GS Laghetto, sì sì. C'erano poche società all'interno della città, no? Erano quelle 4 o 5 e si competeva con quelle 4 o 5, ce n'erano veramente poche. E da lì ha iniziato anche mio fratello. Mi ricordo che andavamo in questa piscina a Torre di Quartesolo e la canzone ho cominciato ad ascoltarla lì, per cui dei ricordi lontanissimi, se vogliamo, mi è rimasta, come ti dicevo prima, mi suscitava delle emozioni e adesso mi dà dei ricordi che sono molto lontani nel tempo, più di 40 anni fa, però è una canzone che mi ha accompagnato per tutta la vita, direi che mi piace molto ricordarla. Secondo brano. Perché era bellissimo questo filmato, l'abbiamo detto, lasciamo spazio e facciamo sentire il team nazionale. Raccontaci, quando l'avete cantata, quando la cantate? L'abbiamo iniziato a cantarla dopo i primi turni e poi ci siamo ritrovati, come ti ho detto prima, il gruppo è fondamentale. E ritrovarsi attorno al piano a poter cantare la canzone, credo cimenti, no? Quello che è lo spirito di gruppo, e come ti ho detto prima l'abbiamo fatto proprio perché andavamo tutti d'accordo, siamo riusciti a creare uno staff importante, eravamo in 18, pensa, di staff, e quindi al di là di tutto direi che è stato quello, secondo me, il segreto, il fatto di aver ottenuto dei risultati importanti, perché noi come staff siamo riusciti poi a trasferirlo alla squadra ed è arrivata fino alla finale, poi disputata col Portogallo e persa ai tempi supplementari. Obiettivo importantissimo per il movimento calcio giovanile italiano e questo siamo orgogliosi, al di là di tutto, perché sai che rappresenti, certo, l'Italia in quel momento, quindi il bello, il piacere è quello, poi soprattutto il piacere di stare assieme e di aver ottenuto dei risultati così importanti. Ultimo brano. From the first time the doctor placed you in my arms, I knew I made that before I let you me arms. Although questions arose in my mind, well, I've been man enough, I can't strong choose right, and I'm standing up. From the hospital my first night, took an hour just to get the car sitting all right. People drumming on fast, got me kind of upset. Got your own safe pleasure in your best name. The two of us, we can make it if we try. Just the two of us, feeling castle in the sky. Just the two of us, you and I. Beh, bravissima Claudia, eccezionale. Due vasi, Will Smith, bravissimo. Sì, ho dovuto veramente respirare profondamente perché è un... Ti abbiamo fatto questa sorpresa perché sì, so che questo brano tu lo dedichi a tuo figlio. Sì, sì, questa sì, foto questa è meravigliosa. Sì, è bellissima veramente, ti ripeto, ho dovuto respirare profondamente qua, ispirato, ma il testo era già stato fatto, Two of Us, Will Smith l'ha rivisto in funzione del figlio, quindi mi piace tantissimo perché riguarda il percorso di crescita, quindi... Come si chiama tuo figlio? Riccardo. E noi salutiamo Riccardo, gli facciamo ovviamente tutti i nostri più grossi in bocca al lupo, ma per la vita, grazie, per qualsiasi cosa. Mille. E viva il lupo! Allora, come sei messo con il fai da te?
trionfo, direi. Quindi. Sì? No, scherzo. Attenzione, perché no, qua c'è una classifica agguerritissima. Bene, nel senso che tutti quelli che sono i piccoli lavori da fare in casa li faccio io, quindi diciamo che sono messo abbastanza bene. Dai. E allora andiamo subito con Tra il dire e il fare, Bricofer e Black & Decker. Vieni, Massimo. Eccoci qua per metterti alla prova, Massimo, tra il dire e il fare. 60 secondi per fare il maggior numero di fori e mettere il maggior numero di viti. Hai una classifica alle tue spalle, direi, molto importante, con le farfalle ancora in testa con 11 fori e viti. Allora, mentre tu ti attrezzi, perché noi vogliamo assolutamente la tua massima sicurezza, quindi ti facciamo indossare i guanti e gli occhiali. Aspetta, gli occhiali. Certo. Ti chiedo, vero o falso, Black & Decker ha un'esperienza nel mondo utensiliera da 90 anni? Vero. Falso! No. Pensate, oltre 100 anni di Black & Decker. Avrei detto, vedi. Può un seghetto alternativo Black & Decker fare anche tagli inclinati? Vero. Verissimo. Proseguiamo. Allora, guanti per te e vediamo adesso che sorprese ci farai. Hai detto che non te la cavi male, eh? No, 11 mi sembrano tante, devo 11, dire la verità, devo dirti che se tanto. Trovi il sistema è fattibile. Lo scorso anno vinse Carlo Molfetta con 10 fori e viti, quindi è fattibile. Oh, 11, erano 10 11 anche l'anno scorso. Pronto? Ci siamo? Cronometro parte, 3, 2, 1, vai Massimo, vai, vai, è partito il cronometro, 60 secondi per te, forza, forza. Vai, super potente. Sta scoprendo il sistema, ma va proprio buca, buca, fora, 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 fora. Ti dico che hai ancora 46 secondi, 45. Oh, adesso passa subito, avvitatore viti, vai, vai, avvitatore viti, avvitatore viti. Oh, è andato con le viti, adesso sei a 33 secondi ancora che ti rimangono. Vai Massimo, 29 secondi. È concentratissimo, concentratissimo. 23 secondi, 22, 21, ti mancano 20 secondi, è super concentrato, eh? Super concentrato, grande tecnica, vai, avanti. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Beh, devo dirti bravo comunque, un lavoro fatto anche bene, eh? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Mannaggia! Non è solo, sei secondo nella nostra classifica, pari merito con il bomber Mastrangelo. La nostra farfallina rimane ancora all'undicesimo posto. E vai! Non volevo scriverlo così piccolo. 10! Olè! Direi un risultato fantastico, Massimo. Beh. Guarda, sei stato assolutamente all'altezza di quanto hai raccontato. Grazie. Prima. Ritorniamo in studio, certo. E ci salutiamo. Ops. Massimo Paganin, grande ospite qui con noi a Solo Chi C'ha Fede, il lato umano dello sport. E quello che vi posso dire è che è stata una persona che ho trovato estremamente preparata sulle esperienze della vita. Sei stato coerente, ci hai raccontato una filosofia che ci è piaciuta molto e ti abbiamo ascoltato con grande interesse. Grazie per aver condiviso questo tuo lato umano e di cuore con noi. Grazie. Massimo, cosa consigliamo a chi vuole intraprendere una carriera come la tua? Quale? Quella calcistica o nel post carriera? Perché entrambe. Poi solo di perseverare, di avere tanta passione e amore per quello che si fa, che al di là di tutto quelle che sono le componenti migliori, quelle indispensabili. Massimo, grazie. Grazie a te. Massimo Paganin! Grazie, a presto, grazie. In chiusura di puntata, Solo Chi C'ha Fede, il lato umano dello sport. Abbiamo capito quello che c'è dietro allo sportivo, perché questo vogliamo sentire, le vostre storie umane. E quindi ci rivediamo la prossima settimana nel nostro splendido studio con la nostra Mimì Sara Band, la nostra splenda Claudia, i ragazzi, il pubblico, voi da casa, il Fast Food Freestyle, la nuova sigla e di tutto e di più. Ciao, buonanotte! Solo Chi C'ha Fede. Solo Chi C'ha Fede.
solo chi c'ha fede.